questa la tua agenda? Sì, è arrivata qui 2 giorni fa. Non si è ancora ripresa. Comunque è una lottatrice. Ho perso molti pazienti meno gravi di lei. 5 costole rotte, polmoni perforati in 2 punti, milza spappolata. Che è successo? È stata messa sotto da un camion? È uscita da un locale con il suo ragazzo. Sembra che una banda li abbia aggrediti e poi l'hanno abbandonata lì fuori. Hanno trovato il suo ragazzo a diversi isolati di distanza. Lui in una stanza 3 porte più in là. Allora? Cosa ne pensi? 50-50. Forza. Caffè e ciambelle reclamano la tua attenzione. È stato un sogno terribile. Questo è un ospedale. Cosa diavolo è successo? Oh mio Dio, sono morta. No, 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 non voglio essere morta. Tutto stava cominciando a funzionare. Io e Lewis stavamo... Oh mio Dio, Lewis. Cosa ci è successo? Oh? Che diavolo sei? Un po' basso per essere la grande mietitrice. Non sei morta, Jennifer, ma se non ti calmi e stai ad ascoltarmi, lo sarai ben presto. Il mio nome è... beh, diciamo che puoi chiamarmi Scree. Sono stato inviato per trovarti, mostrarti alcune cose molto importanti e ottenere il tuo aiuto. Bene. Ok, Scree, sono felice di non essere morta, ma farai meglio a spiegarmi come faccio a vedermi dall'esterno. Questa cosa mi spaventa. La tua forma corporale, quella che vedi giacere nel letto, è molto debole, forse vicina alla morte, ma non ancora persa. Quella è solo una parte di te. L'altra parte, il tuo spirito, sei tu. L'ho liberato dal tuo corpo per permetterci di parlare. Infatti, ora che è libero, potrai viaggiare in luoghi che non hai neanche mai immaginato. Bene, quindi adesso sono una proiezione astrale o qualcosa del genere? Essenzialmente, sì. Tu cosa sei qui a fare? Sono solo un servo fedele della mia signora e un tuo amico. Qualcuno di cui ti devi fidare. Ora muoviti, devi venire con me. Qui siamo entrambi vulnerabili. Ok, ma solo perché sono incuriosita. Non sono mai stata una proiezione astrale in vita mia. Sei pronto, Jennifer?